Ufficiopostale.it è l'Italia che cambia Hanno depositato un'interrogazione molti parlamentari del Partito Democratico, tra cui l'onorevole Irene Manzi e il senatore Francesco Verducci per chiedere al ministro della cultura, Gernaro San Giuliano, che lo Stato acquisti la casa di Joyce Lussu che si trova fermo al Lido San Tommaso perché il suo patrimonio di memoria storica e letteraria sia per le nuove generazioni. L'appello partito dal Centro Studi Joyce Lussu appena saputo che gli eredi della poetessa partigiana avevano messo in vendita la dimora perché impossibilitati a mantenerla, è stato sposato anche a livello regionale. Il consigliere del Partito Democratico Fabrizio Cesetti ha presentato una mozione affinché lo scrigno che custodisce la memoria della scrittrice continui a viaggiare nel mondo e soprattutto tra le nuove generazioni. Sì, la mozione sostanzialmente impegna il presidente e la giunta a costituire un tavolo tra regione, provincia di fermo, comune di fermo e centro studi Joyce Lusso per arrivare all'acquisto della casa, patrimonio pubblico. Io credo che lo possa acquistare il comune di fermo, però con il concorso della provincia e soprattutto della regione. Utilizzare risorse regionali, eh, nazionali ed anche europee, perché capisco che poi i comuni sono un po' limitati come uso delle risorse. E poi farne un centro studi che conservi e valorizzi la memoria di questa donna straordinaria eh, del Novecento, partigiana, poetessa, eh, diciamo animatrice di, 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 di cultura. Io credo che sia un patrimonio di questo nostro territorio e quindi della Regione. L'operazione non rappresenterebbe un unicum, ma si rifà a precedenti molto positivi che hanno contribuito a valorizzare il Fermano. C'è un. Un precedente, io l'ho citato nella mozione, è, il, è la Casa Museo di Osvaldo Licini che abbiamo recuperato all'epoca, io ero presidente della provincia, eh, diciamo in concorso con la Regione Marche, con il comune di Montevidon Corrado e sponsorizzato da Guzzini. Io ricordo allora venne l'assessore al bilancio Marcolini quando inaugurammo appunto questa casa museo, che poi è stata il luogo a Montevidone di, 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 di mostre, di eventi culturali. Pensiamo che eh, nel 2020 c'è stata una grande mostra che la Regione Marche ha finanziato, io ero assessore al bilancio, l'ho finanziata io, con 245 mila euro. Perché? Perché era una mostra molto molto importante. Quindi si può diciamo, ripetere quella, quella esperienza così virtuosa. Parlando ai microfoni di Vera TV, il consigliere del Partito Democratico ipotizza anche la partecipazione di un privato che è stato spesso mecenate di importanti recuperi e valorizzazioni di beni storico-artistici nel fermano, come il santuario della Madonna dell'Ambro danneggiato dal sisma del 2016 riportato e riportato all'originario splendore al culto con un intervento di un milione di euro da parte della Carifermo. Il eh, centro di, di Montevideo-Corredo, di Licini, con la sponsorizzazione di Guzzini. E qui noi abbiamo una grandissima opportunità. La fondazione Carifermo